Ciao a tutti, in questo video tutorial voglio farvi vedere come realizzare questa bella croce col rosario. Può essere un pensiero per una comunione piuttosto che per una cresima o semplicemente per regalarla a una persona a noi cara. Vediamo cosa ci serve per realizzare questa croce. Abbiamo bisogno del cotone, nel mio caso è bianco, poi l'uncinetto io uso il numero 3 voi adeguerete l'uncinetto in base al filato che usate poi abbiamo bisogno di una forbice e di un ago da lana per alla fine fare sparire i fili possiamo partire allora come prima cosa faccio 6 catenelle allora 1 2 3, 4, 5, 6. Poi vado a chiudermi nella prima catenella che abbiamo realizzato con un punto bassissimo. Si è formato questo piccolo spazio all'interno, questo piccolo cerchio e noi andremo a lavorare all'interno di questo cerchio facciamo prima di tutto 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta poi prendiamo il filo sull'uncinetto andiamo all'interno di questo cerchietto e facciamo una e due maglie alte poi facciamo 3 catenelle di separazione 1 2 3 e di nuovo entriamo all'interno di questo cerchio e facciamo una due tre maglie alte di nuovo 3 catenelle prendiamo il filo entriamo nel cerchio facciamo altre 3 maglie alte 3 catenelle e ancora una due e tre maglie alte adesso abbiamo quattro blocchi di tre maglie alte adesso facciamo una catenella poi all'inizio giro abbiamo fatto 1 2 3 catenelle nella terza su in cima prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta entro nella catenella la prendo sia davanti che dietro e facciamo una maglia alta così abbiamo realizzato la base per la nostra croce adesso andiamo a fare 3 catenelle 1 2 3 e all'interno di questo spazio facciamo una maglia alta un'altra maglia alta adesso abbiamo tre maglie alte perché le prime tre catenelle sono la nostra prima maglia alta facciamo 1 2 3 catenelle rientriamo e facciamo altre tre maglie alte 2 e 3 ok adesso giriamo il lavoro con dei punti bassissimi dobbiamo arrivare in questo spazio entro nella prima maglia sottostante faccio un punto bassissimo entro nella seconda punto bassissimo entro nella terza punto bassissimo entro nello spazio faccio un altro punto bassissimo e adesso ripeto 1 2 catenelle una maglia alta due maglie alte per cui abbiamo 3 maglie alte perché le prime tre catenelle sono la nostra prima maglia alta 1 2 3 catenelle e nello stesso spazio facciamo una due e 3 catenelle 3 maglie alte scusate Possiamo fare una catenella aggiuntiva e tagliare il filo. Ok, adesso mi vado ad agganciare in uno dei tre spazi, entro con l'uncinetto, prendo il mio filato. Faccio un nodino di sicurezza e riparto entro, pesco il filo, faccio una, due, tre catenelle, mi lavoro anche il filo dietro nelle maglie, così poi lo posso solo tagliare, faccio una maglia alta due maglie alte in totale ne ho tre perché le prime ca 3 catenelle mi fanno da prima maglia alta faccio 1 2 3 catenelle e di nuovo vado a ripetere 3 maglie alte poi giro il lavoro come abbiamo fatto sull'altro lato Cammino con delle maglie bassissime fino a arrivare una due e tre ecco so, sono nello spazio un'altra maglia bassissima e qua ripeto 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta 2 maglie alte, in totale ne ho 3. Faccio le mie 3 catenelle e ripeto le 3 maglie alte, una, due, e tre. Poi faccio una catenella aggiuntiva e posso tagliare il filo, perché come vedete. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo il centrale che è qua, la base, poi ho 2, 2, 2 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adesso noi abbiamo fatto questo lato qua questo è questo adesso voi andrete a ripetere 2 di qua e 5 di qua sempre con lo stesso sistema che vi ho spiegato qua per iniziare entrate col filo con l'uncinetto scusate pescate il filo fate un nodino e iniziate con 3 catenelle 2 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte e realizzate 2 2 2 e 5 e ci rivedremo quando abbiamo terminato questo lavoro quando avete finito la vostra croce andrete a nascondere innanzitutto prima tutti i fili con ago e io l'ho già fatto e poi andiamo a realizzare il nostro rosario allora vado a prendere la mia croce e vado qua in cima pesco il filo lo faccio passare e faccio il mio solito nodino di sicurezza poi entro pesco il filo faccio passare e faccio 1 3 catenelle adesso tengo il filo Tengo il dito, scusa, sulla terza catenella e ne faccio altre 4, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima delle 4 che ho fatto. 1, 2, 3, 4, entro e faccio una maglia alta non chiusa. Entro, pesco il filo, ho tre asole, prendo il filo, passo attraverso le prime due, ho due asole, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia di base, prendo il filo, pesco il filo e attraverso le prime due asole, adesso ne ho tre, adesso passo attraverso tutte e tre le asole. Poi rifaccio una, due, tre catenelle, tengo il filo qua sulla terza, ne faccio quattro aggiuntive, una, due, tre e quattro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima delle quattro catenelle realizzate, entro, pesco il filo, ho tre asole. Ripesco il filo, passo attraverso le prime due e ho due asole. Prendo il filo, entro nello stesso punto di base. Pesco il filo, ho quattro asole. Prendo il filo, passo attraverso le prime due. Ho tre asole. Passo attraverso tutte e tre le asole. Poi ripeto 1 2 3 catenelle. Altre quattro aggiuntive, una, due, tre, quattro e ripeto nella prima catenella delle quattro realizzate le mie due maglie alte non chiuse. Tre asole alla fine, passo, poi di nuovo 3 catenelle, 4 catenelle e così via. Voi potete fare il rosario lungo quanto vi piace a voi. Io in questo ne ho fatti 2, 4, 6, 8. In questo ne ho fatti solo 7, ma voi potete farlo lungo il rosario come eh, vi piace a voi. Allora andate avanti a fare questo lavoro e poi ci vediamo alla fine del giro. Quando avrete raggiunto la lunghezza che desiderate voi per il rosario, fate l'ultimo blocco di, delle due maglie alte non chiuso, poi chiudete con 3 catenelle, come abbiamo iniziato con 3 catenelle, chiudete con 3 catenelle, poi andate ad agganciarvi all'interno da dove siamo partiti, entrate con uncinetto, prendete il filo, e fate una maglia bassissima fate una catenella aggiuntiva tirate il filo lo tagliate e lo andate a nascondere con l'ago andiamo a nasconderlo insieme prendiamo l'ago mettiamo il filo e andiamo a nascondere l'ago è eh, scusate il filo lo nascondiamo in qualche Maglia, prima passiamo in avanti, poi torniamo indietro, tagliamo il filo, e questo lavoro lo ripetete anche con l'altro filo. Ed ecco qua che abbiamo terminato la nostra bellissima croce. Io la trovo molto graziosa. Adesso vi, vi ho detto all'inizio del tutorial che io per esempio questa croce qua l'ho irrigidita e per irrigidirla ho usato la tecnica acqua vinavil tutti la conoscete la cola vinavil basta che prendete ehm, la stessa quantità di acqua e la stessa quantità di vinavil lo mescolate bene con un cucchiaio con un bastone con un pennello e poi col pennello lo passate in questo liquido che avete realizzato, passate tutto intorno, tutto intorno. Anche se a voi vi sembra che poi ehm, la croce diventa tutto bianco. Quando si asciuga il vinavil, poi, come vedete, la croce resta uguale, lo lascerete fate prima tutto un lato, poi lo lasciate as asciugare per 24 ore e poi lo ripetete. Sul dietro il giorno dopo, e lo fate asciugare altre 24 ore. Comunque, io anche senza irrigidirli, li trovo molto carini. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. E vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao.